Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi voglio fare con voi un po' di unboxing. Ci sono diverse cosine che ho ricevuto nell'ultimo periodo dalle aziende, alcune cosine che mi sono state regalate ed altre che invece ho acquistato io, che voglio raggruppare tutte in questo video per appunto spacchettare con voi. Ci sono diverse cosine di make up, diverse cosine di skincare, diversi gioielli e qualche altra cosina. Adesso iniziamo subito con la carrellata. Le prime cosine che mi sono arrivate sono questi tre compact di Till Up, il brand di Michelinia Michela Parisi, e sono appunto tre diverse, cioè lo stesso prodotto, il Bronze and Glow, quindi sia bronzer che illuminante, in tre diverse tonalità. Queste, se mi seguite su Instagram, già le avete viste, le abbiamo spacchettate su Instagram, ma qua su YouTube ancora non ve le avevo fatte vedere e ci tenevo tantissimo perché Michelinia, insomma, le voglio molto bene, ci conosciamo da un sacco di tempo, anche se non ci vediamo da un sacco di tempo, ma ci tengo sempre a supportare i brand delle mie colleghe youtuber influencer. E quindi appunto andiamo ad aprire questi tre compact. Ci sono tre colorazioni diverse, la numero 1 è Be in the Pink, la numero 2 è Oh My Gold e la numero 3 Like a Diamond. Questo è il numero 1, Be in the Pink, sicuramente il più chiaro tra tutti. Adoro il fatto che questa sia effettivamente una terra perfetta per fare il contouring, perché ha un sottotono bello freddo. Lo sapete che per le terre, se volete fare il contouring, dovete per forza utilizzare una terra un po' più freddina o neutra, e anche l'illuminante è molto molto bello, devo dire. Vediamoli swatchati per vedere com'è la coprenza, la scrivenza, e non mi sembra niente male, anzi, questa potrebbe proprio essere una terra super super adatta a me, fredda e molto chiara. Ragazzi, non so se riuscite a sentirlo, ma fuori sta grandinando in un modo, cioè sembra veramente il diluvio universale. Non so se si sente, tipo ASMR, insomma, se lo sentite è questa pioggia grandine terribile che è proprio in questo momento. Questo comunque mi fa troppo ridere che sta iniziando il diluvio universale proprio quando io inizio a filmare. Questo è il numero 2, Oh My Gold. Volevo farveli vedere uno accanto all'altro. Ecco, il numero 1, quello rosato, è decisamente più freddo e più chiaro. La vedete la terra quanto è più calda questa, appunto un po' più adatta ai sottotoni caldi, mentre questa rosa è un po' più adatta ai sottotoni freddi, entrambe parecchio chiare. E poi abbiamo la 03 Like a Diamond, che di nuovo è un pochino più freddina come terra, molto chiara, ed abbiamo questo illuminante, stavolta invece bianco perlato. Vediamo lo swatch anche della terra. Ed eccoveli qui tutti messi a confronto, il numero 1, il numero 2 ed il numero 3. Poi mi sono arrivate delle cosine da Benefit, ho già tolto il pacchetto dalla box e all'interno c'era appunto questo beauty case che è davvero molto molto carino, anche i bottoncini qui a lato tipo si può aprire ed agganciare da qualche parte, e ok, forse così lo vedete meglio, e qui c'è il logo Benefit, sempre in rosa. All'interno ci sono due prodottini per sopracciglia, uno già lo conosciamo, è il 24 Hour Brow Setter, il gel fissante per le sopracciglia che io adoro. E vi ricordate questo prodotto, se mi seguite da un po', lo sapete, quando avevo lanciato il mio kit personalizzato con Benefit, tra i prodotti che avevo scelto del brand c'era anche lui, perché è davvero uno dei gel sopracciglia fissanti migliori secondo me sul mercato. Quando non ho voglia di truccare le sopracciglia ma voglio semplicemente sistemarle, vado con questo che me le pettina e me le fissa nella posizione in cui voglio che stiano, in modo da coprire magari un po' gli spazietti che ho sulle sopracciglia, stranamente specialmente sulla parte sinistra, non so come mai, ma le mie sopracciglia purtroppo appunto non sono mai state troppo simili, quindi devo sempre cercare di allinearle, cioè di renderle
appunto uguali il più possibile. E poi altro prodottino che troviamo all'interno del nostro beauty case, questo è una super novità ed è il Fluff Up Brow Wax, quindi una cera per sopracciglia. Eccolo qui il packaging, molto molto carino, la box è davvero molto carina, molto colorata. Ed eccolo qui, questo è il prodotto. È waterproof, durata 12 ore ed eccovi qui anche lo scovolino. Stavo cercando di vedere se il prodotto all'interno contiene delle fibre sintetiche, ma non mi sembra, oppure se ci sono sono veramente molto molto piccole e impercettibili. Comunque sì, questa è la novità di Benefit. Lo proveremo assieme questo prodotto, magari in un Get Ready With Me, e da tanto che non faccio Get Ready With Me proprio dedicati solo a questo. Di solito inserisco i makeup tutorial nei vlog, quindi fatemi sapere se volete un Get Ready With Me che sia solo Get Ready With Me, altrimenti in qualche vlog lo utilizzeremo, perché sono molto curiosa di vedere come si comporta questo prodotto e se riesce davvero a dare volume alle sopracciglia, perché ci sono veramente dei punti in cui ne ho tanto bisogno. Poi altra cosina mi è arrivata, questa da Amabile Jewels. Ragazzi, questo è un brand, già ve ne avevo parlato, è molto conosciuto su TikTok più che qua su YouTube, ma è di una ragazza molto giovane che è una mia follower e quindi sono particolarmente affezionata a questo brand. È stata molto carina e mi spedisce sempre le novità. C'è questa letterina all'interno del pacchetto con tutte le istruzioni, ci sono, cioè la descrizione in realtà sulle sulla tipologia di gioielli, sul fatto che sono in argento, placcato oro, e ci sono anche i consigli su come conservarlo al meglio. Nel pacchettino ci sono anche questi tre adesivi, che carini, e poi questo bigliettino che descrive un po' la collezione natalizia invernale. E poi qua dietro mi ha scritto: ciao Nicole, abbiamo voluto omaggiarti della nostra collezione di Natale, appunto su Instagram, già l'avete vista, qua siamo un po' in ritardo, speriamo tanto che ti piaccia, un abbraccio, che carini. E guardate che meraviglia sono i gioielli, ragazzi, io li adoro, eccoli qua, sono meravigliosi, molto molto invernale lo stile, appunto argento placcato oro con tutto questi strass bianchi. Ci sono i due orecchini pendenti molto carini, questi che sono anche molto belli, un pochino più eleganti, un pochino più discreti, e poi abbiamo la collana ed il bracciale, veramente una collezione stupenda. So che spessissimo mi chiedete dove ho preso questi orecchini, questi con la catenella e con il brillantino, sono proprio di questo brand di Amabile e li trovate sul sito di tantissimi colori diversi. Io appunto ne ho uno fucsia e uno rosa chiaro e li adoro. Poi altra cosina che mi è arrivata, e anche questo ci tenevo a farvelo vedere in video, non solo su Instagram, perché voglio supportare i miei colleghi e amici youtuber. Io adoro Gianmarco, lo sapete, e questo è il suo nuovo libro che si chiama Vuoi sapere un segreto? Ed è un romanzo. Lui è molto appassionato all'horror, quindi già so, horror, thriller, cose insomma del genere, per cui anch'io ho una passione sfrenata e quindi sono molto curiosa di leggere questo libro. Molto molto bella la copertina, bravo Gianmarco, un gran figo tra l'altro, veramente qui, bravo Gianmarco, non vedo l'ora di leggere il tuo libro e tanti complimenti. Altro pacchetto pazzesco che mi è arrivato è questo, ragazzi, da Charlotte Tilbury, molto molto bellina la box, e all'interno troviamo i nuovi illuminanti, eccoli qua, sono due illuminanti, poi ci sono anche questi due pennelli e qua sopra ci sono tutte le istruzioni su come applicarli. Eccolo qui, lo stesso illuminante ma in colorazioni diverse. Questo è Champagne Glow, infatti è un pochino più dorato, mentre questo che è un pochino più freddo, un pochino più bianco, è Moonlit Glow. Entrambi molto belli, vediamo di swatcharli e vediamo come sono. Wow, devo dire super 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 scriventi entrambi, assolutamente, tanto da utilizzarli quasi come ombretto, direi. E ci sono questi due pennelli, uno è per applicare l'illuminante sul viso, questo più piccolino invece per applicare l'illuminante sugli occhi. Poi questo mi arriva invece da Pixi, ci sono due pacchetti da Pixi, questo
lo avete già visto solo su Instagram, se mi seguite su Instagram. Eccola qui, all'interno c'è tutta la Clarity Collection, la collezione di Pixie dedicata alle pelli con tendenza acneica, pelli impure con imperfezioni. Vediamo quali sono i prodotti. Io amo i prodotti Pixie, lo sapete, sono innamorata della skincare Pixie, soprattutto la linea retinolo, per me è fantastica, e adoro anche il tonico, veramente uno dei migliori tonici che io abbia mai provato è di Pixie. Non uso sempre il tonico, ma se lo uso, uso sempre quello di Pixie con acido glicolico. Vediamo questi prodotti perché non li conosco, li ho lasciati qui nella box per spacchettarli con voi. Abbiamo il Clarity Cleanser, che è un detergente che contiene acido salicilico, quindi ha anche un effetto esfoliante. Poi abbiamo il Clarity Tonic, anche di questa linea c'è il tonico, anche questo contiene acido salicilico. Poi c'è il Clarity Concentrate, questo siero va ad agire sulle imperfezioni e sui pori dilatati. Clarity Lotion, che è una crema idratante leggera per il viso oil free. Se avete la pelle mista o grassa è molto importante che utilizziate sempre prodotti oil free, sia nella skincare che nel make up. Io ho una pelle mista, quindi questo è un ottimo prodotto anche per me. E poi, molto interessante, c'è questo prodotto, il Zero Zit, che va applicato localmente se avete brufoletti e dovrebbe andare a farli passare molto più in fretta. Poi mi sono arrivati questi due prodotti da CeraVe. CeraVe è un brand fantastico per quanto riguarda la skincare, sono ingredienti veramente eccellenti e io avevo provato, su consiglio di Gianmarco tra l'altro, in un video che avevamo fatto, ve l'aveva consigliato lui, il contorno occhi di questo marchio, ragazzi, che è fantastico, infatti ho assolutamente intenzione di ricomprarlo, e sono molto contenta perché il brand mi ha contattata e mi hanno spedito due prodottini. Il primo è un Blemish Control Gel, quindi un gel anti imperfezioni, anti brufoletti, e poi un Resurfacing Retinol Serum, ragazzi, un siero che contiene retinolo. Sapete quanto io sia fissata, io ami il retinolo, quindi sono molto molto contenta e curiosa di provarlo. Eccolo qui, questo è il Blemish Control Gel, contiene acido glicolico, e questo è il nostro Retinol Serum, il siero che contiene il retinolo. Vi farò sapere entrambi i prodotti come sono, in particolare però appunto sono curiosa di provare il siero al retinolo e poi vi dirò come mi sono trovata. Vi sto parlando ultimamente tantissimo di un sacco di brand e prodotti che contengono il retinolo, quindi anche su questo vi farò sapere. Poi, sempre da Amabile, mi è arrivato un altro pacchettino. Questa è la collezione più recente. Sempre bellissimi pacchetti di Amabile e sempre molto rosa, come piace a me, penso si veda. All'interno troviamo sempre la bustina con questo sigillo rosa molto carino, dove ci sono tutte le istruzioni sui gioielli che troviamo nella nostra box, e come al solito anche il bigliettino, sempre in tema, questo è in tema invernale, e con la dedica dall'altro lato. Abbiamo, ciao Nicole, abbiamo voluto omaggiarti dei nostri nuovissimi Lovely letterine. Oh mio Dio, io adoro i Lovely, ragazzi, i Lovely sono proprio questi orecchini di cui abbiamo appena parlato, questi con il brillantino e con la catenina. Le due N sono per te, la D per Denver e la S per Stellina, speriamo ti piacciono, un abbraccio. Oh mio Dio, ragazzi, sono troppo curiosa perché questo mi è appena arrivato, non l'avevo ancora aperto. La scatolina molto molto bellina. Oh, no, vabbè, ragazzi, oddio, adoro, vi prego. Cioè, ci sono veramente le nostre iniziali, oh mio Dio. Quanto posso adorare questo regalo, molto personalizzato e azzeccato. Nicole, Denver e Stellina. Bellissimo. E anche questi due più semplici con lo strass bianco. Io adoro i Lovely, sono troppo troppo belli, e avere questi personalizzati, vabbè, non vedo l'ora di indossarli. Quindi ecco, visto che mi chiedete sempre tutti dove ho preso questi orecchini, appunto sono i Lovely, adesso mi sono ricordata il nome, sono i Lovely e li trovate sul sito di Amabile. Penso che siano gli orecchini di questo brand che io amo di più, veramente, da quando li ho messi non li ho più tolti. Poi ragazzi, abbiamo un altro pacchetto da Pixie, ta-ta-ra, ta-ta-ra. Anche
anche qui c'è una linea di... No, questi sono... No, in realtà sono trucchi, perché? Perché pensavo fosse sì, che in realtà è make-up e c'è la Glow Out with Pixi Collection. Il mio prodotto è questo blush quad, c'è veramente tantissimo prodotto, è gigantesco in 4 tonalità, una è un po' più una terra, questi due sono un po' più blush, questo un po' più... un illuminante. Sono molto molto belli questi prodotti di Pixi e di alta qualità, sia la skincare che il make-up. Poi ci sono questi due liquid shadow, sono due ombretti liquidi, uno più argentato, l'altro un po' più bronzato come colore. Molto molto belli entrambi e sicuramente utilizzabili anche come illuminanti. Poi c'è il CVT Lip Brightener ed è un balsamo per le labbra illuminante che contiene vitamina C, quindi ha anche un effetto trattamento idratante sulle labbra. Poi abbiamo, questo è molto interessante, Flawless Beauty Primer, quindi un primer per il make-up però con effetto illuminante. Poi c'è il Large Lash Mascara. Ho provato diversi mascara di Pixi e sono sempre fantastici, quindi sono molto curiosa di testare questo. Vediamo lo scovolino, forse un po' troppo paffuto per i miei gusti direi, ma vedremo come si comporta. E per finire nella collezione troviamo questa matita per gli occhi, si chiama Endless Silky Eye Pen. La descrivono come una matita con colore intenso e waterproof. Poi ragazzi, volevo assolutamente farvi vedere, perché una mia amica è stata in Corea e mi ha comprato un sacco di cosine, in Corea e in Giappone in realtà, quindi alcune cosine mi sa che le ha prese in Corea, altre in Giappone, dovrei chiedere, però le ho detto oddio portami qualcosa della skincare coreana e ragazzi mi ha portato un sacco di cose che devo assolutamente farvi vedere, perché appunto sono marchi che noi qui non abbiamo, sono tutti prodotti assolutamente mai visti e lo sapete, la skincare coreana è tra, cioè è la migliore praticamente, quindi sono super 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 contenta e non vedo l'ora di provare tutto. Allora, mi ha portato un sacco di maschere per il viso ragazzi. C'è questa, allora in realtà le istruzioni sono tutte interamente tipo in, penso, aiuto, non lo so, penso sia coreano, ok? Quindi appunto non so leggere effettivamente, ma questa è una maschera vegana idratante a base di bambù, ok? Poi abbiamo quest'altra maschera con collagene, anche qui appunto non si capisce niente, comunque una maschera al collagene, anche questa idratante ed effetto tightening, quindi effetto tipo liftante, ok? Sempre dello stesso brand di quella al bambù, ce ne sono altre due, una all'aloe con acido ialuronico ed effetto calmante per le pelli delicate, fantastico, e poi quest'altra al fiore di loto, effetto, anche queste sono tutte vegane e questa contiene invece niacinamide, quindi fantastica per combattere le macchioline post brufoletti sul viso. E poi altra maschera che mi ha portato, qui penso ce ne siano diverse perché è molto più spesso come pacchetto, tra l'altro adoro che qui dietro ci sia disegnata la Torre Eiffel, le descrivono come idratanti a lunga durata, quindi fantastico specialmente in questo periodo che la mia pelle in realtà adesso con questo freddo e il vento è secchissima. E poi altro prodotto, questo gliel'avevo proprio chiesto, mi aveva detto cosa vuoi che ti porti, le avevo chiesto solo questo, cioè un primer per il viso o comunque un fattore protezione 50 per il viso. In Asia, molto più che qui in Europa, stanno attenti ai danni solari sulla pelle, quindi applicano tantissima protezione solare alta, che è quello che faccio anch'io, e quindi e so che hanno dei prodotti pazzeschi per quanto riguarda i solari, e quindi sono strafelice che mi abbia portato questo, che è SPF 50 più, e addirittura mi colpisce il fatto che ci sia scritto, cioè ci sia uno spazietto vuoto dove dicono di scrivere il giorno di apertura del prodotto, perché appunto la scadenza di 12 mesi inizia a contarsi nel momento in cui apriamo il prodotto per la prima volta, quindi molto molto bello che addirittura appunto dedichino questo spazietto alla data di scadenza, che in realtà è molto importante, dovrebbero farlo anche da noi. Ecco, qui volevo farvi vedere, appunto c'è scritto e qui c'è lo spazio vuoto per scrivere la data di apertura. Poi altra cosina, ok, questo lo conoscete sicuramente, ma io sono molto
monotona per quanto riguarda il fondotinta, nel senso che se trovo un prodotto che funziona benissimo sulla mia pelle, io non lo mollo più, e infatti ho ricomprato per la millesima volta il fondotinta nudissimo Diego Dalla Palma, ovviamente versione per pelli miste. Ne ho presi due in realtà, ma ho già buttato la scatola di questo perché dovevo utilizzarlo subito, l'avevo finito. Prendo sempre due colorazioni e poi le mischio per trovare il colore adatto a me, a seconda se in quel periodo utilizzo più autoabbronzante o meno autoabbronzante. Adesso sono diventata di nuovo una fantasmina praticamente, e quindi appunto per trovare la mia tonalità giusta faccio così. E le tonalità che compro sono sempre la 242N, che è quella più chiara, e la 243C. Eccole qua, e anche oggi ho utilizzato questo fondotinta per quanto mi riguarda, assieme forse al quello Dior, al Forever di Dior, mi sa, sì, e praticamente sono i fondotinta migliori al mondo per me. Poi ho acquistato questi tre stick che ho visto in realtà su TikTok, molto molto interessanti. Sono tre stick, tutti e tre con fattore protezione 50 per ovviamente proteggere la pelle, ma questi non sono stick semplici, ma sono colorati, quindi hanno tre colorazioni diverse, e mi piace l'idea di poterli utilizzare per le labbra, come blush, insomma, truccandomi anche quando magari dovrò proteggere la pelle. Ecco la box, il brand si chiama Color Science e sono appunto stick protezione totale dal sole colorati. Sono tre stick con tre funzioni diverse. Il primo è Berry, che è un colore un pochino più scuretto, un rosa appunto bello intenso. Si possono utilizzare sia come blush che come rossetto, insomma, per non andare ad utilizzare sempre quegli stick trasparenti, insomma. Poi c'è lo stick bronze, che è questo che è un po' più scuretto e fa appunto effetto bronzer. Qui invece ho swatchato Berry, quello di prima, che vedete è parecchio scuretto, quindi sia come blush sfumandolo bene che come rossetto ci sta. E poi c'è blush, si chiama proprio così la colorazione, un pochino più, anzi parecchio più chiaro e naturale rispetto agli altri, però potete vederli, sono molto effettivamente molto pigmentati per essere stick con fattore protezione. E arriviamo all'ultima cosina che ho acquistato da Chanel Parfum, molto molto carini, perché mi hanno messo anche il fiocchetto qui, e questo ciondolino dorato, anzi questi due ciondolini dorati con il logo Chanel, sono molto carini. Ho preso solo una cosina in realtà, ma la boutique mi aveva chiamato perché avevano un regalo per me e non l'ho spacchettato, ho visto che cos'è, non l'ho spacchettato per farvi vedere, e sono, ragazzi, molto molto bello in realtà. C'è questo pacchetto e all'interno ci sono, cioè, meraviglioso, vi giuro, ci sono rimasta perché ovviamente sono cliente, però non mi aspettavo un regalo così, e ci sono 5 decorazioni per l'albero, o non necessariamente solo per l'albero, in realtà sono 5 decorazioni Chanel dorate, veramente stupende, la boccetta di profumo, il compact, la camellia, il rossettino ed il logo con la doppia C, e ci sono rimasta, per me sono bellissimi, e a questo punto il prossimo anno li metteremo assieme sull'albero di Natale. Poi vabbè, mi hanno messo una camelia omaggio, questa è in tema natalizio, appunto rossa e dorata. Ho fatto un acquistino e mi hanno fatto questo pacchetto regalo carinissimo, ragazzi, veramente non me l'aspettavo, cioè guardate che bellino, con il nastro Chanel e con questa carta dorata. E andiamo a scoprire assieme che cosa ho preso. Ta-ta-ra, ta-ta-ra. In realtà questo prodotto non so se è esattamente questo, ma una mia amica mi ha detto sì, perché parlavamo, e mi ha detto no, in realtà è stato un regalo di suo marito, le ha regalato questo profumo Chanel per capelli, e poi mi diceva che le sta piacendo tantissimo, che è fantastico. In realtà Chanel ne ha diversi di profumi per capelli, e quando, non lo so, io già sapevo in realtà dei profumi per capelli perché tipo ce l'ho anche di Valentino, però non so perché non avevo mai pensato di informarmi e di andare a vedere quelli di Chanel. Non so esattamente che profumazione abbia la mia amica, io li ho annusati tutti
E alla fine, ragazzi, che cosa ho scelto? Ovviamente ho scelto il profumo per capelli del classico Chanel numero 5, ma tra tutti era assolutamente il più buono. E sì, la fragranza è la stessa del profumo, ma ragazzi, non applicate mai profumo sui capelli, perché contiene ovviamente tanto alcol, e se avete i capelli secchi, sfibrati, gli date il colpo di grazia così, ok? Quindi non fatelo. E i profumi per capelli sono appunto particolari, proprio perché non contengono alcol, quindi non utilizzate quelli normali sui capelli, mi raccomando. Molto bella, insomma, classica la box bianca e nera. Ed eccola qua la nostra boccetta, ragazzi, con il profumo per capelli numero 5. La adoro, è bellissima, è stupenda. Secondo me queste boccette Chanel così già solo, cioè tipo per arredare casa, ok? Sono fantastiche, ovviamente la utilizzerò, non la metterò lì così, però sono veramente molto belle, secondo me, anche come complemento d'arredo. Oh mio Dio, ragazzi, è buonissimo, cioè sa proprio di Chanel numero 5, vi giuro, io impazzisco. Impazzisco, vabbè ragazzi, è fantastico, molto contenta di averlo preso, non so perché non l'avessi preso già da prima. Utilizzo il numero 5 ed il Misia di Chanel da secoli, quindi assolutamente dovevo prendere anche questo. Guardate quanto è carina anche da vicino la boccetta, che riporta e rimanda molto in realtà a quella del profumo classico. All'interno ci sono 35 ml. E questo è quanto, mia family, per il video di oggi. Spero davvero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere i prossimi video. Io vi mando un bacio gigantesco. C'è questo profumo di Chanel numero 5 nell'aria che è pazzesco, vorrei che potesse sentirlo. Bacio grande, mia family, e come al solito venite qua che vi abbraccio forte. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao!